Il Sulmona oggi ha fatto quanto bastava per superare l'Altirrocca Beco Monaco. Non diciamo che è stata una gara facile, comunque la superiorità si è vista anche in questa partita. Sì, guarda, non siamo partiti bene, però dobbiamo capire anche i ragazzi che stanno giocando ogni 4 giorni e non abbiamo in questo momento grandi ricambi, quindi il primo tempo non siamo andati bene, il secondo tempo invece siamo partiti meglio, abbiamo fatto gol dal momento in cui abbiamo fatto gol, poi la partita per noi si è fatta in discesa, l'abbiamo controllata senza rischiare niente fino all'ultimo, tranne quella bella parata di Alfredo proprio nei secondi finali. Più 7 dal Giulianova, il Sulmona è riuscito a mettere quest'oggi un tassello importante nel percorso che dovrà condurre questa squadra alla vittoria del campionato. Sì, è una vittoria importante oggi che ci permette di allungare ulteriormente sulla seconda in classifica, però adesso noi dobbiamo stare molto attenti perché il campionato sicuramente sarà, ripeto, un campionato diverso, il girone di ritorno, dobbiamo concludere bene questo fine anno con il Civitella Roveto e poi ecco, ripartire subito l'anno nuovo facendo dei punti, perché secondo me il campionato si deciderà dopo la sosta nelle prime 4-5 partite, se siamo bravi a mantenere questa distanza poi sarà dura per gli altri ritornare su. Come valuti l'inserimento e la prestazione del nuovo acquisto Reccolani? Ma bene, non era semplice perché anche il ragazzo veniva da molte partite con il Riccione, quindi era molto stanco, però tutto sommato bene, la squadra ha fatto quello che doveva fare, ripeto, il primo tempo eravamo un po' molli, poi il secondo tempo siamo andati meglio, una vittoria meritata, devo ringraziare tutti, i ragazzi stanno facendo bene, quindi siamo contenti, rimaniamo coi piedi per terra e andiamo avanti.